Stiamo partendo per registrare una trasmissione per celebrare anche nella nostra emittente la giornata internazionale del cane guida. Siamo con tre amici dell'Unione Italiana Ciechi, Arturo, Lucia e Fernando, e voglio chiedere a Lucia, insomma, che cos'è questa giornata, come piccola anticipazione. Buonasera, sì, oggi è appunto, sì, serve questa giornata per sensibilizzare le persone verso il cane guida che è un ausilio, l'aiuto, l'occhio delle persone che non possono vedere. Com'è la situazione nella nostra città, Lucia? Allora, io ho un cane guida e posso dire che vivo a Sarzana, è un'isola felice. Mi trovo bene, non ho mai avuto problemi, sono stata accolta sul lavoro, nei mezzi pubblici, nei negozi, sempre anche troppo bene, nel senso che a volte sono anche troppo espansivi col cane, però veramente non ho mai avuto nessun tipo di problema. Per fortuna la Ginger è diventata una star a Sarzana e sono molto soddisfatta. Bene, insomma, l'unico problema che hai è che te la coccolano troppo e che poi i vizi vanno Eh mantenuti. sì, quello sì. Una bella storia, una bella storia, e questa sera alle 21:15 un approfondimento sulla nostra rete su questo tema per celebrare degnamente questa giornata. Grazie a tutti.